La scuola in Calabria, il dimensionamento scolastico, che non significa chiudere le scuole, significa riorganizzare la rete scolastica in ragione di un dato oggettivo, il calo demografico della Sì. popolazione, che è sotto gli occhi, Di tutti. di tutti. Questo andava fatto in tempi non sospetti, cioè le regioni, diciamo, più attrezzate. Questo argomento lo hanno già affrontato nel 2012 e anche in poi, quando noi invece non abbiamo fatto nulla durante questo periodo. Per cui anche l'assessore di turno si è trovata con l'acqua alla gola a dover assumere questa decisione, come la stessa cosa le città metropolitane, nel nostro caso Sì. la provincia. È chiaro che quando poi si mette mano all'organizzazione c'è sempre qualcuno che si lamenta. Quando si tratta di togliere a qualcuno, o meglio, di sottrarre quello che è oggettivamente, diciamo, sotto gli occhi di tutti, no? Se c'è un calo demografico, non si può pensare che aumentano il numero di scuole diminuendo il numero della popolazione scolastica. È un assunto che non sta né in cielo e né in terra. Il problema è farlo con un occhio che non guardi all'elettore, ma che guardi all'istituzione che si proietta, no? Se io voglio una scuola superiore bene organizzata in un territorio, per esempio, come la Locride, non posso pensare che debba accontentare il sindaco, la singola comunità. Avere un occhio obiettivamente su tutta la realtà territoriale. Questo è un po' difficile, perché la politica ormai si fa guardando alle immediatezze del risultato, non si fa in prospettiva. Quando poi si guarda in prospettiva si creano i danni, e i I danni poi vuoti, è certo, ci sono vuoto. quei vuoti. Si fa sulla sicurezza. Il problema è a monte, no? Io posso fare tutte le esercitazioni che voglio, ma se la struttura è decadente, non ha una sua stabilità di base, io posso fare tutte le esercitazioni di questo mondo, ma quella struttura Mi rimane cadrà comunque decadente. addosso Stessa se cosa, questo equivale anche per la cura dei torrenti dell'ambiente. Tu non devi aspettare che avvenga l'alluvione per verificare che il torrente, per esempio, era istruito e non sono stati puliti i canali. I canali vanno puliti in vista dell'alluvione che potrebbe verificarsi, o della pioggia Ma non ci sono quelle abbondante. Ma attenzioni di una volta. questo non, ecco, torniamo. Ora noi non abbiamo questa cecità. Vale a dire, siamo sicuri che noi scegliamo il personale politico sulla base di queste competenze, di questa serietà di amministrare il territorio, di amministrare la sicurezza nelle scuole, o piuttosto ci perdiamo in chiacchiere? Ora, per esempio, diciamo, la Protezione Civile va a fare queste esercitazioni. Benissimo, sono ottime, no? Ma io che ho un figlio che va a scuola, mi devo già preoccupare se io vado e faccio frequentare un istituto scolastico, un'edilizia scolastica che sia confacente alla sicurezza dello stare dei ragazzi. Certo. Ora, ci sono i fondi per il PNRR per investire sulle strutture. Io mi devo preoccupare, infatti noi faremo una trasmissione che inizieremo martedì Ora ne parliamo, prossimo, sì, ora ne Lo parliamo, sguardo sì. di Ecker. Andiamo nei comuni per vedere gli enti locali come si sono, quanti hanno attinto i finanziamenti messi a disposizione Esatto. dall'Europa. Ora, questo, e torniamo, questo è programmare, questo significa vedere non nelle Cose immediatezze, ma concrete e vedere cose serie, perché poi concrete tante cose sono e serie, state che programmate, ma probabilmente non danno risultati elettorali. Anche questo è un sì, guaio. poco visibili Cioè, magari. se io mi rivolgo a un sindaco, e il sindaco è un sindaco attivo su queste cose, non sempre viene premiato perché fa questo tipo di opera di prevenzione, perché la migliore prevenzione è una cura a monte, no? La cura a monte significa avere, per quanto riguarda l'ambiente esterno, i canali puliti, le strade messe a norma per poter accogliere questa quantità imprevista eventualmente. Ma la stessa cosa per quanto riguarda le scuole, no? È inutile chiudere le scuole perché c'è l'allerta meteo. Non dovremmo chiudere le scuole. Che Sì, anche significa? questo, Che certo, sì. pensiamo? Quando fa caldo non andiamo perché c'è Perché fa l'allerta meteo che fa caldo. caldo, quando piove perché non piove, quando andiamo? Soltanto nelle giornate tiepide, non è possibile. Occorre attrezzarsi perché la casa quando serve? A coprire il Sempre, tetto sempre. Stessa certo. cosa, la casa degli studenti e la scuola, no? Sì, anche su Ecco, questo, certo. questo impone e imporrebbe, parliamo al condizionale, che ci fosse un occhio di oculatezza a monte, preventivo, non nel senso di fare, io posso fare l'esercitazione facendo
facevo pure io a scuola, anche se devo dire, ma adesso sono fuori, dico che non ci credevo a quel tipo di esercitazione, perché sono cose che si devono fare, nella misura in cui tu hai un tetto sopra che ti assicura e quindi puoi affrontare. Ma se tu sai che il tetto al primo scosso di terremoto, non c'è un edificio scolastico, si contano sulle dita di una mano che certo, hanno il certificato di agibilità. Se tu hai una casa che non ha il certificato di agibilità, tu puoi fare, apri fila e chiudi fila come vuoi, puoi essere il più bravo esercitatore di questo mondo, ma ti cade addosso la casa. Comunque.